Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Ormai la categoria degli entry level, è detto così, cinesoni, si sta arricchendo sempre più sia nel design che nella tecnologia che li compone. Gradualmente stanno cercando di emulare le caratteristiche dei top di gamma, cosa che nella maggior parte dei casi dovrebbe essere considerato solo come un aspetto positivo. Con questa premessa, oggi recensiamo il Blackview A80 Pro, che dalle caratteristiche sulla carta sembra fare un'eccezione alla regola nella sua categoria. Andiamo ad analizzare in modo breve e conciso tutto quello che lo riguarda in questa recensione. Il Blackview A80 Pro ha uno schermo 6.49 pollici HD 1560x720 pixel, formato 19 noni, waterdrop. Processore Octa-Core 2.6 GHz MediaTek Helio P25, GPU Mali T880 MP2. A bordo troviamo anche 4 GB di RAM con 64 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 256 GB. Come sistema operativo abbiamo Android Pie 9. Come fotocamere invece troviamo una 13 megapixel Sony IMX 258 più una 2 megapixel più una 0,3 megapixel e un'altra 0,3 megapixel che sono praticamente inutili e servono solamente per il marketing, e troviamo anche il flash LED. Come fotocamera frontale invece troviamo una Sony IMX 239 da 8 megapixel. Come connettività troviamo il 4G, il Wi-Fi doppia banda, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, USB tipo C e OTG. Troviamo poi il riconoscimento facciale e lo sbocco dell'impronta digitale, abbastanza intuitivo e abbastanza veloce. Come batteria invece troviamo una 4680 mAh con una ricarica lenta, non veloce purtroppo, da 5 watt 2 A. Le dimensioni sono 16,3 x 7,7 x 0,9 cm. Come peso invece abbiamo 181 grammi. Troviamo tutte le bande a bordo, compreso la 4G LTE e anche la banda 20. Il design non possiamo dire sia unico, perché copia quello degli altri smartphone più costosi, ma tutto sommato ci piace. Sul pannello posteriore troviamo l'impronta digitale, troviamo le quattro fotocamere, mentre sulla parte interiore troviamo uno schermo da 6.49 pollici di buon livello. Peccato invece per la scocca, che in policarbonato è a basso costo e rovina l'impressione iniziale tenendolo in mano, quindi sembra che sia molto cheap e non ben costruito. Il display IPS è realizzato con tecnologia OGS, capace di non alterare la luminosità e il contrasto. Inoltre, ha una risoluzione HD di 1560x720 pixel, con rapporto 19 noni. Al centro troviamo il classico notch, che nasconde la fotocamera frontale ed è waterdrop. Screen to body è piuttosto buono, anche se le dimensioni sono un po' più grandi rispetto ad altri entry level. Comunque è molto comodo da tenere in mano. Una cosa importante è la presenza della notifica LED, che molti smartphone ormai hanno perso nel corso del tempo, mentre la posizione dell'impronta digitale dietro è leggermente alta e non proprio comoda. Molte volte si fa difficoltà a trovarla. La performance complessiva del Blackview A80 Pro è garantita, oltre che da buon display, anche dal processore MediaTek Helio P25 da 2.6 GHz, anche se non molto recente, con 4 GB di RAM e la scheda video Mali T80 MP2, che garantiscono una discreta esperienza di gioco, però non aspettiamoci chissà che prestazioni coi giochi che richiedono più risorse.
Per quanto riguarda la memoria di attivazione, il dispositivo monta una 64 GB interna, ma se si desidera aggiungere ancora qualcosa, possiamo inserire una scheda SD fino a 256 GB. Al momento Blackview A80 Pro ha a bordo Android 9 Pie, che nel complesso dell'utilizzo quotidiano gira bene senza tanti intoppi. Di certo si potrebbe sperare da parte di Blackview in un possibile aggiornamento ad Android 10, ma lo considero poco probabile visto la categoria e il prezzo del dispositivo. Il Blackview A80 Pro ha un comparto fotografico composto da un sensore IMX da 13 megapixel, uno da 2 megapixel e una coppia di sensori da 0,3 megapixel praticamente inutili. Che dire, da un punto di vista numerico, in termini di quantità, i dati sono sorprendenti, ma in termini di qualità fotografica sono abbastanza deludenti. È possibile scattare una foto che non sia priva di chiarezza e con resa cromatica naturale solo alla luce del giorno, mentre di notte la fotocamera è davvero pessima. Possiamo dire anche lo stesso della qualità fotografica della fotocamera anteriore. Parliamo di una fotocamera frontale da 8 megapixel per selfie con sensore IMX 239 che è dotata di AI per migliorare lo scatto e integrata con la funzione Face ID. Per quanto riguarda invece la connettività disponibile, Blackview 80 Pro include il 4G LTE, il 3G, il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, la porta USB Type-C che funziona anche come OTG. Ottimo invece il reparto autonomia che ci ha veramente stupito. Infatti, con una singola carica dalla capiente batteria da 4680 mAh, nei vari test sono riuscito a tenere lo schermo attivo per ben circa 10 ore, cosa veramente non da poco, eh. Blackview A80 Pro lo troviamo ad un prezzo veramente basso, intorno ai 100 euro, e di conseguenza le conclusioni finali tengono in grossa considerazione questo ultimo aspetto. Quindi abbiamo uno smartphone che è gradevole al design, ha uno schermo buono e un'autonomia veramente eccezionale, mentre il comparto fotografico lascia desiderare. Che dire, spero che il video vi sia piaciuto. Per qualsiasi info contattatemi, schiacciate il tasto like e iscrivetevi in tanti. Un saluto e alla prossima!